Eccoci qua a Champoluc. Allora, innanzitutto è il centro più importante della Val d'Ayas ed è situato nella parte terminale della valle stessa ad un'altezza di 1568 metri sul livello del mare e sopra l'abitato di Champoluc si trova l'ampio pianoro denominato Crest, che prende il nome dal villaggio di Crest, uno dei punti più importanti dell'area sciistica. E sopra, ancora più in alto, troveremo altri paeselli e che arriveremo ad un'altitudine di 1900 metri circa. Comunque, la zona è ammantata da lussureggianti foreste di pini e larici attrezzate d'estate per effettuare anche delle passeggiate, eccetera, eccetera, mentre d'inverno fanno contorno le piste da sci. Quindi Gressoney è prevalentemente un posto sciistico, però d'estate è ottimo anche per le passeggiate. E il clima alpino è abbastanza rigido durante i mesi invernali, infatti si arriva tranquillamente di notte ai meno 15 gradi. Avete capito bene, meno 15 gradi, non è poco, freddino. Ecco, invece per quanto riguarda nella primavera inoltrata, le temperature salgono in maniera considerevole fino a raggiungere nelle giornate più calde i 20-22 d'estate. E personalmente, quando ci sono andato io, forse c'erano anche 25 gradi. Poi, vabbè, come fauna, a Champoluc e nel circondario si riscontra una fauna molto vasta. E di solito ci sono volpi, stambecchi, camosci, caprioli, marmotte, e invece meno comune, ma presenti, ci sono anche dei cervi, ogni tanto linci, lepri, quelle bianche di lepri, tassi e molte altre specie. Negli ultimi anni, come nella maggior parte delle Val d'Aosta, c'è stato anche un ritorno del lupo. Vabbè, comunque in generale Champoluc è un'importante e rinomata stazione sciistica inserita nel comprensorio del Monte Rosa Ski. Se capitate da queste parti, al ritorno, mentre scendete, fate anche un salto, una fermata a vedere il lago di Brusson, che è molto carino. Adesso vi metto un po' di musica.